Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti sul canale, nel caso non lo conosciate di solito si parla di Pokémon, ma oggi parliamo di un altro gioco. Dato che è estate farò un breve top successivamente sui giochi migliori secondo me da giocare sul telefono per quanto riguarda l'ambiente estivo, quindi se volete consigliarne qualcuno scrivetelo nei commenti. Detto questo, giocavi tanto al Game Boy? Ti piace Harry Potter? Non hai una console e stai cercando un gioco free to play con cui passare il tempo? Così sei nel video giusto. Dove siamo? Siamo ad Hogwarts, ragazzi, 4 mesi dopo gli avvenimenti del libro e dei film, e quindi la cosa molto bella è che ritroveremo alcuni personaggi del film all'interno del gioco e anche dei nuovi personaggi per andare a comporre una nuova trama del nostro nuovo personaggio. La creazione del personaggio infatti è molto carina, potremmo decidere il nome, non è che sia una delle più top che possiamo trovare sui giochi da telefono, però è sicuramente una di quelle che ci permette di differenziare come mago e di buttarci all'interno della situazione. Infatti prima di tutto voglio anche parlare della grafica, raga, che mi ha veramente gasato. Sto cercando perché mi sono segnato qualche appunto. La grafica mi ha veramente pigliato bene, mi ha proiettato in un mondo un po' la Tim Burton e mi è piaciuto anche l'animazione che viene fatta sia durante le missioni per anticiparci, per avere le interazioni con i personaggi, sia anche le schermate di caricamento, quindi veramente bello. La storia però non ha degli spunti troppo originali, è molto lineare, ci arriva la lettera da Hogwarts, andiamo a Hogwarts, scegliamo la casata o ci viene assegnata, dobbiamo recarci alle lezioni e fare determinati tipi di situazioni. Anche se tutto è condito da una sfera molto ben fatta a mio parere dei personaggi che attorniano il nostro protagonista, nuovi personaggi che vanno per il primo anno come noi ad Hogwarts e con i quali avremo varie interazioni durante tutte quante le missioni. Anche ritrovare Hagrid e tutti gli altri è stato molto figo. La giocabilità infatti è uno dei punti forti del gioco, perché oltre a essere esplorabile tutto Hogwarts, e di questo parliamo dopo, la componente PvP e PvE è fatta molto bene. Mi ha ricordato un po' Clash Royale, ma a mio parere ha lavorato meglio, perché non ci sono appunto dei ponti da superare o delle impatti statici, ma diciamo che la torre di controllo è il nostro protagonista, che noi possiamo muovere abilmente lungo il campo mentre lanciamo le magie che vengono date da appunto queste carte del mazzo che noi possiamo droppare per andare a sfidare i boss o gli altri giocatori online. Colgo l'occasione per dirvi che ci sono anche le gilde, io ne ho fondato una mia, si chiama Agonisti, trovi appunto il link in bio, se ti vuoi aggregare scrivimi perché mi farebbe super piacere, dato che ci saranno anche molti eventi di giocabilità tutti insieme. Il chilling appunto è gratuito all'interno del gioco, se sei un giocatore casual secondo me è un gioco che può fare per te. Ci sono anche tanti minigiochi che però non sono da scordare, per quanto potrebbero sembrare ripetitivi ti danno degli aiuti sia per il comparto PvE, per esempio creando delle pozioni che puoi utilizzare all'interno dei match, sia appunto il gioco del Quidditch, quindi ancora meglio di Hogwarts Legacy, raga, c'è anche il Quidditch, ma soprattutto voglio mettere un elogio alle gare di ballo che secondo me sono una roba veramente top, soprattutto per chi gioca a Just Dance o ha giocato a Just Dance oppure ai cabinati in cui si andava a ballare quando magari ero un pochino più giovane io, raga. Fatemi sapere se ci andavate anche voi, a me ha gasato veramente tanto quella componente e anche il fatto che sia molto figo a livello di giocabilità, ci sono tantissimi livelli. L'esplorabilità è resa molto bene, potete camminare dentro tutto Hogwarts, potete camminare fuori, c'è la possibilità di andare nella... Scusate il mio cane infuocato. Andare nella foresta proibita, dicevo, e potete anche fare tutto questo, raga, a cavallo di una scopa e godervi tutto il game. Quindi questa è una chicchetta non da poco, raga. Se invece volete andare direttamente alla missione, vi basterà cliccare sulla missione, il vostro personaggio aprirà un giornaletto, la mappa del malandrino, e andrà direttamente dai fiori per fare le missioni. Io vi consiglio comunque di esplorare dei corridoi della scuola per trovare delle chicchette rare all'interno delle stanze. Un'altra chicchetta è appunto una stanza che viene assegnata a noi e sarà completamente personalizzabile con oggetti free e anche ovviamente con oggetti presi dalle microtransazioni. Adesso parliamo del punto dolente del game, ma come tutti, raga, i free to play purtroppo è soggetto alle microtransazioni che non vanno troppo ad impattare chi appunto gioca casual come magari sto giocando anche io adesso, ma chi vuole arrivare ai vertici del PvP, raga, purtroppo dovrà sborsare un po' di cash a mio parere, perché mamma mia, oggi infuocati, doghi fuori. Componente del game
è veramente hardcore. Per potenziare le tue carte dovrai trovare dei doppioni ed è ovvio che per trovare delle carte epiche o leggendarie, quindi aprire quei forzieri, avrai bisogno di prendere delle gemme che a livello di gioco sono molto difficili da ottenere, quindi molto probabilmente ti porteranno a shoppare, se vorrai shoppare, oppure ad utilizzare le monete d'oro del gioco che ti permettono di acquistare delle carte leggendarie oppure di potenziare delle carte che hai tu in tuo possesso. Secondo me, raga, dovete muovervi in questa via, o comprare le carte del gioco o a potenziare quelle che già avete ottenuto. Una delle due vi porterà a essere un giocatore free to play comunque abbastanza competitivo. Se il gioco vi interessa, fatemelo sapere, perché magari andremo a portare qualche guida, qualcosa, andremo a giocarci in live, raga, dove vi invito ovviamente a seguirmi. Io vi ringrazio per aver visto la guida, spero che vi abbia gasato, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, se avete scaricato, comprato, eccetera. Io vi saluto ed un prossimo video ovviamente mi sa che torneremo sui Pokémon. Yo!